Per i discepoli non è stato facile seguire Gesù. Certo, momenti di entusiasmo, di euforia, la gioia, quasi la certezza di essere nel giusto con il Messia. Ma poi ci sono stati momenti, oltre i suoi insegnamenti, oltre i gesti prodigiosi e i miracoli, momenti in cui hanno avuto paura, in cui sono stati provati nella fede, come quando quella notte sulla barca hanno fatto i conti con la tempesta, il vento, l'acqua che sembrava oramai rendere impossibile qualunque azione. E Gesù che dormiva. Si sono sentiti scoraggiati, quasi traditi. Non ti importa? Non fai niente per noi? E quando Gesù è intervenuto con la potenza che solo il Signore ha, anche sulle forze della natura, e ha chiesto loro: perché avete paura? Perché ancora non vi aprite alla fede? Sono rimasti sconcertati. Hanno preso coscienza di una fede ancora troppo piccola per poter dire: mi fido totalmente di te. E non è quello che succede anche a noi, che seguiamo Gesù come suoi discepoli convinti, impegnati, cerchiamo ogni giorno di lasciarci guidare dal Vangelo, ma quando siamo dinanzi già personalmente a momenti difficili, imprevisti o addirittura dolorosi, sorge la domanda: dov'è il Signore? Perché non interviene? Se poi ci guardiamo attorno a quello che succede alle persone care, nella nostra società o nel mondo, eventi catastrofici, gesti di violenza incredibile, inaccettabile, la domanda si fa più cruciale. Ci prende non solo la paura, lo sgomento, lo smarrimento e la fede? Ecco, così Gesù aiuta i suoi discepoli. Anche nei momenti più bui, egli che sembra non intervenire, non far nulla, c'è, e chiede a noi solamente di essere certi della sua presenza, di invocarlo anche con il grido di un cuore lacerato, senza però lasciarci mai vincere da questo sentimento di estremo abbandono. Il Signore ci è sempre vicino. A Lui portiamo il dolore e la sofferenza dell'intera umanità. E da Lui attendiamo, come di fatto accade al di là di quello che comprendiamo, un intervento di salvezza, di vicinanza, di aiuto. È la vita di Dio che raggiunge la storia degli uomini.